Ciao a tutti e finalmente bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Siamo tornati nuovamente nel 2022. Vi abbiamo fatto attendere un po', è vero, lo ammettiamo, ma questo solo perché ci sono state davvero tante cose da fare, perché ci sono tantissime novità, tanti nuovi arrivi, di cui ovviamente vi parlerò poi volta per volta nelle prossime puntate. C'è stato uno studio dietro volto ad accontentarvi sempre di più, a soddisfare tutte le vostre richieste. Insomma, c'è stato un bel lavorone, ma siamo certi che lo apprezzerete tantissimo. Ma torniamo alla prima puntata di Tessilan Condivision, come di consueto quella insomma mensile. Nella prima puntata, come sapete, parliamo dei quattro progetti. In quelli di oggi nel dettaglio analizzeremo il progetto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di dicembre, quello che ha ottenuto più mi piace durante il mese di gennaio e altri due che vi hanno colpito particolarmente o di cui magari ci avete inviato maggiori richieste nel servizio dell'assistenza. Ma iniziamo subito finalmente con il primo progetto di oggi e soprattutto con la sigla. Il primo progetto di quest'oggi è di Anna Paolo. Allora, lei ha realizzato questo meraviglioso, bellissimo, proprio bello, poncho per sua figlia, realizzato con, ovviamente è già ben visibile dalla foto, ma vediamolo meglio. Anna ha utilizzato l'Allen Snow e l'uncinetto numero 6. Ha preso spunto dal poncho bijou della Fata Tuttofare e lei ci ha raccontato che non è in grado, diciamo, di realizzare una creazione come l'ha definita lei a occhio, quindi spinta dalla sua ispirazione e dalla sua fantasia, ma che ha bisogno di seguire determinate indicazioni. E infatti poi, grazie a questo tutorial della Fata Tuttofare, ci è riuscita benissimo. È riuscita infatti con meno di 500 grammi di Allen Snow a realizzare questo poncho per una taglia 46 ed è piaciuto così tanto sia a lei che a sua figlia che appunto ha deciso di pubblicarlo. Ma non è finita qui, infatti ci ha raccontato che si sta dilettando anche per il costume di carnevale di suo nipote. Si sta infatti realizzando il bimbo dei Flintstone, bam bam, meraviglioso, e di cui ci ha detto poi che ci invierà le foto, quindi siamo senz'altro molto curiosi. Ma ci ha inviato anche un vocale, quindi ascoltiamolo insieme. Adesso, alla mia età di quasi 67 anni, voglio imparare a lavorare con i ferri circolari e ho bisogno di un tutorial veramente chiaro e esemplificativo al massimo, perché penso di non riuscire di far molta fatica, perché sono abituata con quelli lineari. Devo dire che mi piace così, inizialmente mi piace di più coi ferri che con l'uncinetto, mi sento più portata per i ferri che con l'uncinetto, però ho fatto delle cose carine anche con l'uncinetto. E nella quarantena che ho avuto dopo Natale ho ricoperto una borsa di juta che avevo molto brutta, l'ho ricoperta con una grande mattonella granny. Siccome ero in quarantena con del filato che avevo a casa, quindi avessi dovuto rifarla, non l'avrei rifatta così, insomma. E adesso sto cercando un tutorial per i ferri circolari e devo dire che ho trovato fino adesso quelli che ho visitato, mi sembra che quelli ho trovato una certa Egle Breme che mi sembra molto chiara e precisa, insomma simpatica, che spiega bene. Appena finisco questo costumino di carnevale, poi mi cimento, seguirò un po' per vedere magari di realizzare qualcosa per me e non solo per le mie figlie. Però le mie figlie hanno delle taglie facili, mentre io ho problemi di taglia, quindi per me non realizzo niente, perché penso che non mi stia bene niente. Grazie, e manderò altre foto di mia figlia col poncho che ha indossato durante una breve vacanza. Grazie mille, arrivederci. E invece no, Anna, devi realizzare delle creazioni anche per te, proprio per il motivo, insomma, ecco, per questa problematica che riscontri, per il problema delle misure, diciamo, un po' particolari. Il fatto che tu possa realizzare delle creazioni fatte su misura renderà più facile realizzare delle creazioni che potranno probabilmente starti anche meglio rispetto a quelle acquistate già confezionate. Quindi realizza qualcosa anche per te, mi raccomando, e soprattutto mostraci le foto di questo meraviglioso costumino che stai per realizzare. E ovviamente ancora complimenti, perché la tua è la foto che ha ottenuto più mi piace durante il mese di dicembre.
Il secondo progetto di quest'oggi è di Maria Grazia Sammaritano, di origine palermitana ma ormai trasferita a Roma. Lei è quella che ha ottenuto più mi piace durante il mese di gennaio con questo progetto. Ci ha raccontato che ha preso spunto da un tutorial della Fatta Tuttofare. Nel dettaglio la maglia Julie ed ha utilizzato vediamo cosa. Maria Grazia ha utilizzato il bravissimo bluette e l'uncinetto numero 5. Questo progetto, devo dire, vi è piaciuto davvero tantissimo. Pensate che ho ottenuto ben più di 800 mi piace. Probabilmente perché appunto è un progetto che vi è piaciuto, insomma, a prescindere già nel momento in cui lo ha pubblicato la Fata. Vi ha colpito tanto da appunto suscitare, insomma, questa enorme reazione. Maria Grazia ci ha raccontato che è stato davvero molto semplice realizzarlo, che ha una passione innata per l'uncinetto fin da quando era piccola, quando si dilettava a realizzare vestiti per le Barbie e poi piano piano si è cimentata anche per centri tavola, tovaglia e negli ultimi 2 anni invece sta sviluppando la tecnica del top down e voilà, ha realizzato questa meravigliosa creazione. Noi ovviamente non possiamo che farle i nostri più grandi complimenti e ci ha inviato anche una foto, come potete vedere, in cui indossa questa creazione che dobbiamo dire le sta davvero a pennello ed è visibile anche la felicità nell'indossarlo e la fierezza di aver realizzato una creazione come questa e immaginiamo che insomma ecco anche che vedere tutti questi mi piace ed essere stata selezionata proprio per questo motivo insomma abbia riempita di orgoglio come è giusto che sia. Quindi ancora bravissima Maria Grazia. Il terzo progetto di quest'oggi invece è di Veronica Rubis che ha realizzato questa originalissima borsa con, vediamo. Veronica ha utilizzato il Pandoro Queen Nocciola, la Lycra Print Lake, il tutto lavorato con uncinetto numero 5 e il set borsa vintage beige. Veronica ci ha inviato un audio, quindi ascoltiamolo insieme. Buongiorno, sono Veronica Rubis. La borsa è nata guardando il tutorial della Fatta Tuttofare della borsa vintage e ho pensato di usare il punto del cappello arabesque, sempre della Fata, perché secondo me la grigna che si veniva a creare poteva essere interessante e allora ho cercato in tutto il vostro sito due filati che potevano essere protagonisti e infine ho scelto il Pandoro Queen Nocciola per il filato tinta unita e la Lycra Print nella variante Lake per lo sfumato. Li ho lavorati tutti e due con l'uncinetto del 5. Ne ho utilizzati una rocca di pandoro e due di lycra. La borsa è realizzata con un fondo da 30 cm e la parte lavorata all'uncinetto è alta 26. Alla fine ho aggiunto la chiusura vintage. Non ho riscontrato particolari difficoltà nel realizzarla. Dunque possono farcela tutti. Vi racconto un po' di me. Abito a Camerata Cornello, un paesino di montagna in provincia di Bergamo. Il comune ha un borgo che fa parte dei borghi più belli d'Italia ed è Cornello dei Tasso. La mia passione nasce da bambina con mia nonna che mi ha insegnato l'uncinetto e da lì facevamo solo centrini e poi l'ho abbandonata e dopo un po' di anni, circa un po', è da 7-8 anni che ho scoperto Cristiana Rossi e l'ha fatta tutto fare e da allora realizzo abbigliamento, borse per famiglia e amici. Ringrazio voi della Tessilan per avermi contattata e volevo farvi i complimenti anche per l'assistenza perché siete sempre molto disponibili. Grazie mille. Grazie a te Veronica, ci hai inviato un audio davvero dolcissimo e la creazione poi è stupenda. Brava! Il quarto ed ultimo progetto di oggi è di Monica Pantone. Allora, Monica non ha seguito un tutorial, si è lasciata ispirare, voleva realizzare un cardigan che fosse morbido ma che fosse anche pelliccioso, che le ispirasse davvero l'inverno addosso. Voleva però qualcosa appunto che fosse leggero, morbido e anche pratico. E infatti per realizzare questa stupenda creazione ha utilizzato vediamo cosa. Monica invece ha utilizzato la Reta Slim Perla, il Buckley grigio argento, il tutto lavorato con uncinetto numero 6. La taglia che vedete è una taglia 42, della lunghezza di circa 60 cm. L'ha realizzata tutta a punto alto, voleva qualcosa insomma di molto morbido. Le è piaciuto tanto perché l'ho trovato pratico sia durante la lavorazione che nei lavaggi. Ha iniziato con realizzare questo modello su carta.
E poi dopo diversi tentativi ne è uscita questa creazione che è esattamente come l'avevo immaginata. Ma ci ha inviato anche un video, quindi guardiamola e ascoltiamola. Ciao a tutti e tutte, mi chiamo Monica Pantone, sì, come i famosi colori. Ho 45 anni e vivo attualmente a Milano, ma ho vissuto un po' ovunque per motivi di lavoro, da sud a nord, in Italia e all'estero. Infatti mi sento tanto italiana quanto abitante del mondo. Le mie origini sono lucane, della provincia di Matera, città molto suggestiva per la particolarità del suo paesaggio. I sassi e le chiese rupestri sono infatti di altissimo interesse storico e culturale e fanno parte del patrimonio dell'UNESCO, praticamente da visitare almeno una volta nella vita. Sono un ingegnere informatico e mi occupo di project management, ma da sempre vivo in due mondi tanto diversi quanto affascinanti. Quello matematico, razionale, ordinato e bizzarro dell'informatica e quello più istintivo, colorato, incantato e caotico dell'arte in tutte le sue forme, partendo dalla danza classica dei miei ricordi di bambina al tango, disegno, pittura, passando per la ceramica e le mie passioni letterarie, cinefile, musicali, studio del pianoforte, fino ad arrivare all'uncinetto, la mia ossessione. Ho iniziato da poco, nell'estate 2020, su suggerimento della mia sorellina, dovendo rimanere a letto per molti mesi a causa di un brutto infortunio che mi aveva definitivamente allontanata dalla mia vita pre-Covid. Ho imparato guardando i tutorial di tutte quelle creative che io chiamo maestre e verso le quali proverò sempre una profonda gratitudine. Mi hanno letteralmente salvata dal dolore, dalla sofferenza, dall'isolamento totale con il quale ho dovuto fare i conti. Ho imparato tanto, dalla tecnica amigurumi al wire crochet della gioielleria tessile. Ho conosciuto il magico mondo Tessiland, un appuntamento quasi giornaliero, quello dell'arrivo dei pacchi, e di vitale sollievo alle mie giornate tutte uguali. Ho conosciuto tante belle persone, creative straordinarie che sono diventate oggi le mie care amiche. Ho liberato la mia fantasia e mi faccio guidare da lei ogni volta che crescono muri davanti ai miei occhi. Un grande abbraccio a tutti voi. Grazie infinite Monica per questo video e ancora complimenti. E la prima puntata di Tessiland Condivision del 2022 si conclude qui. Ovviamente noi vi ringraziamo per averci permesso di parlare dei vostri progetti, per averli ovviamente condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya. Foto che vi ricordiamo e spesso insomma vi chiediamo di pubblicare e allo stesso tempo anche argomentare, vale a dire dirci che cosa avete utilizzato, come avete realizzato quella creazione, in modo tale davvero che chi possa visionarla possa prenderne spunto, possiate essere di ispirazione, ma soprattutto possiate esaltare al meglio la vostra creazione e chissà magari ottenere anche più mi piace e magari essere selezionate per la puntata di Tessiland Condivision. Però davvero i dettagli fanno la differenza. Oltre ovviamente a Facebook seguiteci anche su tutti gli altri canali social, vale a dire Instagram, Pinterest, TikTok, di iscrivervi qualora non l'aveste già fatto al nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornate sulle nostre rubriche che vi ricordo saranno molto importanti nei prossimi mesi perché ci sono davvero tante novità, tante comunicazioni importanti da fare, quindi seguiteci. Il link dei prodotti di cui abbiamo parlato quest'oggi li potete trovare qui nel box informazione o sulla i posta qui in alto. Io ho concluso questa prima puntata di oggi, sono felicissima di essere tornata, vi ringrazio ancora e vi concludo così. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!